Ciao a tutti da Tiziana Manimpasta. La ricetta di oggi è una ricetta salentina. Oggi facciamo l'arpuccia cucuzzata al profumo di mare. Allora vi dico subito gli ingredienti e l'andiamo a fare. Guardate. Qui abbiamo 500 g di farina di tipo 0 con 300 g di semola rimacinata di grano duro, 500 g di passate di pomodori pelati e già schiacciati con la forchetta, 200 g di pasta madre rinfrescata e raddoppiata, una zucchina bella grande, ovvero 200 grammi e con una trafila a file l'ho grattugiata, due cipolle a fettine, 250 g di olio di oliva, 20 g di sale, 30 g di capperi sottosale già sciacquati e dell'origano. La prima cosa che facciamo, prendiamo la nostra ciotola, come sapete le farine sono già, le ho già mischiate come sempre, e vado a fare il buco al centro, verso l'olio d'oliva. Prendiamo la nostra pasta madre, guardate che spettacolo, e la mettiamo nell'olio. E ora lo sciogliamo dentro. Ora mettiamo il pomodoro pelato, aggiungiamo la zucchina, la cipolla, i capperi, l'origano e cominciamo ad impastare. Avete visto, no? Con il vento del ventilatore là, l'origano è volato. Quindi cominciamo ad impastare. Ora aggiungiamo il sale, ora che il lievito non sta più a contatto, possiamo aggiungerlo. Ora mettiamo un po' di farina, spolveriamo un po' di semola e passiamo l'impasto sul piano di lavoro. Vedete com'è bello morbido morbido? Adesso spolvero anche la superficie e vado ad impastare. Ora spolvero un po' la nostra ciotola, sporca non fa niente l'impasto, e vado a mettere il nostro impasto bello morbido dentro. Ora copriamo con pellicola e ora mettiamo in forno spento con lucina accesa fino al raddoppio. Ci vediamo dopo. Ed eccola qua la nostra pasta lievitata. Adesso la divido in quattro parti e la metto in questa placca rivestita da carta forno. Come vedete deve venire un impasto molto appiccicoso e rustico. Quindi andiamo a spolverare di farina di semola. E ora riportiamo il forno spento con lucina accesa fino al raddoppio, e poi ci vediamo per quando dobbiamo infornare. Ed eccole qua le nostre pucce. Come avete notato, non sono lievitate in altezza ma in larghezza, perché queste si chiamano pucce apposta, le pucce salentine. Allora, ho preriscaldato il forno a 200 gradi ventilato e andiamo a cuocere per 30-40 minuti. E come dico sempre, ogni forno a sé. A dopo! E mentre le nostre pucce cucuzzate stanno raffreddando, che facciamo? Guardate qua, qua abbiamo dei gamberi, dei polipi e dei totani già puliti e tagliati. Adesso li ho messi con prezzemolo e limone. Qua ho preparato un'emulsione di aglio, prezzemolo, limone e olio d'oliva. Ho tritato tutto. La piastra è accesa perché questi vanno nelle nostre bucce. Quindi andiamo a mettere per prima cosa, guardate, passiamo il nostro polipo nell'emulsione, mamma mia, e lo passiamo. Come passiamo il polipo, passiamo i gamberi e i totani, tutti sulla piastra, e li facciamo arrostire. Quasi a fine cottura aggiungiamo il sale. Tenete conto che il polipo è quello che cuoce dopo, quindi lo tenete un po' di più. E guardate che spettacolo qua, ah, la panificazione nel mio cuore. Allora, io ho pulito, guardate qua, i gamberetti, il polipo l'ho tagliato a strisce. E poi, e anche i totani, guardate, li ho tagliati ad anelli, non troppo piccoli, troppo piccoli. Qua ho preparato un po' di rucola. Adesso che facciamo? Una di queste bucce, ve la faccio vedere, la tagliamo a metà. E voilà, guardate, guardate che spettacolo, le cipolle, i capperi, mamma mia. Allora, adesso mettiamo la rucola. Ora mettiamo il polipo, guardate, facendo cadere sull'estremità della buccia le code, vedete che belli. Ora mettiamo i gamberetti e con questo io chiudo e ci vediamo all'assaggio. Credo che non ci siano parole per descrivere questa ricetta. Viva il Salento, viva la Puglia, la mia amata Puglia, come dissi 2 anni fa con orgoglio. Allora, devo dire due cose. Primo, se volete potete sostituire con 15 grammi di lievito di birra e poi cucuzzata perché? Alla fine ve lo sto dicendo, cucuzzata perché dentro c'è la zucchina e noi in dialetto la chiamiamo cucuzza. Non mi resta che assaggiare questo ben di Dio, guardate.
Dio mio, questo è, con questo, faccio un brindisi a tutti voi e vi saluto alla prossima, ciao a tutti, da Tiziana Mani in Pasta con questo bel polipo, io vi saluto.